Bene, grazie intanto a tutti voi per l'invito che ho accolto con grande gioia. Già in passato, quando le situazioni lo permettevano, ho partecipato pienamente a questo tipo di manifestazioni che sono di grande impatto nella comunicazione, nell'alta divulgazione e comunicazione scientifica. E io sono Massimo Cultraro, sono un dirigente di ricerca presso l'ISPC, la sede di Catania. Di formazione sono un umanista, un archeologo che via via ha percorso tanti sentieri lungo il cammino della formazione. E mi occupo di preistoria del Mediterraneo ad ampio spettro, vagando da Oriente fino all'estremo Mediterraneo e occidentale, e come preistorico mi occupo anche di diversi periodi. Nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove ormai sono presente da diversi anni, ho avuto modo anche di avviare un percorso, devo dire con grande soddisfazione personale. E nel campo delle tecnologie applicate alla comunicazione del patrimonio culturale, quando nel 2005 mi è stato dato l'incarico dall'allora presidente, il professor Maiani, di dirigere il progetto di ricostruzione virtuale del Museo di Baghdad in Iraq, devastato dopo la Seconda Guerra del Golfo nel 2003. Fu un grandioso progetto finanziato, supportato dal Ministero degli Affari Esteri e dall'allora Task Force Iraq internazionale, e nel quale per la prima volta il CNR si è cimentato in una piattaforma multidisciplinare che ha messo assieme geofisici, informatici, ingegneri, umanisti di varia natura, dai filologi agli archeologi, per creare soprattutto da un punto di vista concettuale, riflettere su cosa sia un museo virtuale e come da remoto si può arrivare a percepire quello che è un museo che fisicamente non possiamo visitare. Siamo stati in un certo senso degli antesignani, perché oggi che viviamo la particolare condizione pandemica, il museo virtuale rappresenta più che un sostituto del museo reale, una diversa via di percezione e approccio al patrimonio antico. Continuo a occuparmi di archeologia sul campo, lavorando nel Caucaso, dove ho un progetto di ricerca all'interno della cooperazione internazionale del CNR con l'Università di Tbilisi in Georgia. È un campo estremamente interessante perché il Caucaso rappresenta fisicamente e culturalmente il raccordo tra il mondo eurasiatico e quello mediterraneo. Quindi nessun archeologo preistorico può esimersi dall'indagare quest'area così interessante. E non ho altro da aggiungere. Io a questo punto direi che posso direttamente condividere lo schermo e cominciare. Ecco, cominciare la mia discussione su cosa sul primo tema, l'ambiente. Agli occhi di un preistorico, l'ambiente è un sistema pluristratificato, parlo veramente da archeologo, perché non è possibile dare una definizione univoca di ambiente. Ambiente è per un geofisico significa qualcosa, nel campo degli studi biologici altro, anche nel campo stesso dell'archeologia. E perché per un archeologo preistorico ha una precisa definizione, per un archeologo classico o medievale che utilizza anche, ed è fortunato in questo, le fonti storiche, la percezione e ricostruzione dell'ambiente è altro. Alla fine devo dire che se volessimo trovare una sintesi, un sottile filo rosso che lega queste diverse prospettive, l'ambiente viene a costituirsi come una sorta di grande piattaforma concettuale nella quale l'archeologo, assieme ad altri colleghi di altre discipline, riesce a condividere e a costruire quello che è uno spazio
che in primo luogo è uno spazio costruito con i nostri laboratori mentali, dentro i quali collochiamo gli elementi della cultura materiale, gli aspetti dei cambiamenti climatici, le trasformazioni geoambientali, per poi tirar fuori e trovare una sintesi. Mi piace ricordare, lo faccio per spirito di corpo, di appartenenza all'ente, e soprattutto lo dico, perché è una delle glorie italiane purtroppo dimenticate, che nel 1927, 29 anzi per la precisione, nasce l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, che è il primo esempio modellato ovviamente su un'esperienza francese di mettere assieme geofisici, archeologi, paleoclimatologi per cominciare a interrogarsi sul ruolo che ha avuto l'uomo e l'interazione di costui nell'ambiente. Fu una delle sfide straordinarie, assolutamente innovative, che vede come protagonista Gian Alberto Blanc, che nel 29 diventa anche vicepresidente del Consiglio Nazionale di Ricerche e nel 32 anche presidente. Personaggio dimenticato per la sua aderenza politica, come spesso succede nella storia italiana e in generale nella storia dei vincitori. Però senza pregiudizi e senza toni apologetici è giusto oggi ricordare questa importante figura di geofisico che per alcuni fu anche un mancato archeologo, per altri fu in realtà un archeologo totalmente compiuto, che aveva aperto le porte a una lettura del quaternario assolutamente moderna. E infatti quaternario è il titolo della rivista che inventa e che diventa un bollettino di informazione straordinario, a riprova che la ricerca deve necessariamente sfociare in un sistema di comunicazione di alto livello, ma anche aperto a varie target di utenza. E sono due aspetti che noi come ricercatori del CNR teniamo in stretta attenzione. Ora, quando parliamo di ambiente, la mia è una lettura nella prospettiva archeologica, non posso far a meno di menzionare quella che è la prima grande trasformazione. Usiamo il termine caro al grande archeologo australiano Ver Gordon Childe, di una rivoluzione, perché tale fu una totale trasformazione che vede al centro di questo grande processo di scardinamento del rapporto tra uomo e ambiente, appunto l'uomo come fattore ecologico di una grande trasformazione, perché l'uomo incide sulla trasformazione dell'ambiente, trasforma la flora, modifica gli animali e alla fine lascia una traccia significativa nel bene e nel male del suo passaggio. Di questa grande rivoluzione neolitica che porta l'uomo alla domesticazione dei primi animali, che porta alla coltivazione delle specie, anche alla modifica genetica attraverso i primi innesti di alcune piante, oggi noi ancora beneficiamo di tutto ciò e in un certo senso siamo gli epigoni di questo grande processo di rivoluzione, di trasformazione, che per certi aspetti rimane irreversibile, unilaterale e direi globale, perché il fenomeno neolitico compare in ogni parte dell'universo. Anni fa mi sono trovato protagonista, chiamato dal Dipartimento di Medicina Nucleare dell'Università di Milano, perché serviva un archeologo a far parte di questo team multidisciplinare che aveva come obiettivo quello di studiare il processo neolitico in una visione completamente diversa. Se l'archeologia e la medicina molecolare contribuisce alla definizione di alcuni aspetti della trasformazione biologica dell'essere umano, l'archeologo fornisce quelle coordinate temporali di inquadramento dei processi e non solo, ma consente anche di leggere in diacronia attraverso una segmentazione del concetto di tempo che poi vedremo più là nella seconda parte di questo webinar, di come certi processi si avviano spesso anche in maniera irreversibile.
Qual è questa lezione della medicina nucleare? Abbiamo lavorato su alcuni campioni statisticamente importanti di individui da contesti sicuri neolitici attraverso i quali sono venuti fuori aspetti di grande interesse. Il primo, per esempio, è la trasformazione che avviene a seguito del cambiamento di alimentazione, l'introduzione di farine, di leguminose, provoca per esempio nell'uomo le prime carie dentarie e soprattutto quelle che vedete in alto a sinistra sono dei calcoli renali, ovviamente attraverso un'immagine amplificata. Ma il lavoro duro dei campi, che i cacciatori e raccoglitori della prima fase non conoscevano, determina l'insorgere di forme di rachitismo. Lo vediamo per esempio negli individui infantili e subadulti, i limiti di crescita dell'altezza, quindi una vera e propria carenza alimentare che porta poi a degli scompensi sul piano osteologico. L'insorgere di osteoporosi, ma anche di altre malattie legate ovviamente a carenze alimentari. E legate soprattutto al cambio di alimentazione. E l'aspetto su quale ci siamo in realtà concentrati era quello dell'insorgenza delle intolleranze alimentari, tema attualissimo. Per questo vi dicevo, studiare il Neolitico significa interrogarsi sui processi che attualmente ci vedono protagonisti o vittime di certi processi stessi. Le intolleranze, a cominciare dalla comparsa delle malattie zoonotiche, siamo oggi di fronte a un tema attualissimo, perché vi ricordo che nel grande dibattito che ancora oggi c'è sull'insorgenza pandemica del Covid, una possibile forma di trasmissione sarebbe quella del contatto tra uomo e animale, quindi l'insorgere di certi fenomeni infettivi. Ma quello sul quale abbiamo concentrato la nostra attenzione è stata la variazione genetica dell'enzima del favismo. È ovvio che con l'insorgenza, con la nascita, lo sviluppo di leguminose, tra queste anche le fave, si sviluppa una forma di intolleranza che, come vedete, come sapete, in alcune aree italiane è particolarmente endemica. Penso ad esempio alla Sardegna. E le origini dell'insorgere di certe intolleranze vanno proprio ricercate nel processo neolitico. E fino ad arrivare poi a riprendere gli studi del noto, famoso genetista Cavallisforza sulle intolleranze del lattosio, su cui si è detto tanto. Questo fenomeno neolitico è una rivoluzione, un'evoluzione, una trasformazione? Beh, direi che ancora oggi noi viviamo sotto questa idea che sia una sorta di isola felice come le Tahitiane di Gauguin, dove tutto avveniva esattamente nel migliore dei modi. Ma in realtà le cose stavano peggio di come noi le possiamo immaginare. Ora, questo non significa che dobbiamo rimpiangere lo stato del cacciatore e raccoglitore paleolitico. Siamo lungo un processo di trasformazione che ci porta chiaramente verso delle scelte molto precise. Chiudo in appena un minuto con la presentazione dei risultati di una nostra indagine che vede il CNR ex IBAM, oggi SPC, coinvolto in una missione congiunta con la New York University nel sito pluristratificato greco di Selinunte in Sicilia. Questa è una sezione microstratigrafica dove abbiamo messo a punto per la prima volta assieme all'Università di Milano col professor Cremaschi un'indagine su come si può ricostruire l'ambiente, cos'è l'ambiente per un preistorico attraverso questa sezione straordinaria che ci ha permesso di ricostruire a cambiamenti paleoclimatici, microstorie che archeologicamente non sono sempre leggibili. A riprova quindi che l'ambiente per un archeologo è una nozione concettuale di l'idea di una grande piattaforma nella quale l'archeologo si deve necessariamente confrontare con altri studiosi di altre discipline. Grazie. Allora, grazie mille Alfonsina, grazie Silvia, grazie al direttore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale Costanza Miliani e al responsabile di sede Francesco Paolo Romano per avermi coinvolta.
Sono molto felice di essere qui, di partecipare per un'altra volta alla Notte dei Ricercatori. Ho preso parte precedentemente a quella che si è tenuta a Bologna nel 2016, quella al Parlamentarium di Bruxelles nel 2018, e quest'anno è la mia terza volta, quindi partecipo sempre con grande entusiasmo. La mia attività di ricerca riguarda il settore delle social sciences and humanities all'incrocio tra archeomusicologia, sound studies e digital heritage. La natura interdisciplinare del mio lavoro mi ha consentito di vincere progetti europei finanziati dal prestigioso programma Marie Skłodowska Curie Actions. L'ultimo di questi progetti è stato amministrato all'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e adesso, dove adesso lavoro, mi sto occupando del progetto di ricerca, appunto, Sonic Heritage. Presiedo l'Archeomusicology Interest Group dell'Archeological Institute of America e collaboro come esperta archeomusicologa alla missione americana dell'Institute of the Fine Arts della New York University, diretta da Clemente Marconi, di cui ha già parlato l'amico Massimo Cultraro. Mi piace ricordare, perché ne sono particolarmente orgogliosa, per la mia attività di ricerca scientifica ho ottenuto riconoscimenti, tra i quali proprio sono affezionata al premio che mi è stato assegnato come donna eccezionalmente creativa dall'Associazione Italiana Donne Inventrici e Innovatrici per il nuovo modo con cui ho ricostruito, ho portato avanti la ricostruzione virtuale di uno strumento musicale del VI secolo a.C., progetto di ricerca che mi ha consentito poi di lavorare assieme a Danilo Pavone ad estendere questa ricerca all'interno del CNR. E sono stata inserita recentemente tra le Unstoppable Women, cioè la lista di donne inarrestabili di Startup Italia, che seleziona esperte e leader di diversi settori, dalla tecnologia passando dall'arte alla cultura, e che aspira a un nuovo modello di leadership anche al femminile, da cui possiamo e dobbiamo ripartire. Per introdurre il discorso, per rispondere alla domanda che è alla base di questo nostro incontro di oggi, parto da una considerazione che è sotto gli occhi di tutti, come la pandemia che si è diffusa in Europa e nel mondo ha avuto e sta avendo conseguenze terribili sulla salute delle persone e anche dei governi. Le autorità sanitarie hanno cercato di arginare, di introdurre provvedimenti restrittivi che hanno tentato di contenere questo fenomeno, e tra questi abbiamo visto come sono stati chiusi edifici, aree pubbliche, fino al completo lockdown. Questo è lo scenario in cui purtroppo ancora siamo immersi. Però in questo scenario critico sono stati osservati anche altri effetti. E a questo punto vorrei condividere il mio schermo, perché ho da farvi vedere una immagine. Eccola, adesso metto benissimo. Ok, dovrebbe essere visibile. Dal punto di vista ambientale, infatti, durante il lockdown si è verificata una riduzione del traffico stradale, così come la riduzione delle attività di navigazione e di trasporto aereo, che hanno portato ad un significativo beneficio della qualità dell'aria. Ma soprattutto, ed è questo il tema su cui mi vorrei concentrare, la riduzione sensibile delle emissioni di rumore nelle città. Le nostre città hanno cambiato totalmente fisionomia, anche dal punto di vista della loro sonorità. Da questa constatazione quindi vorrei portare avanti due riflessioni sul ruolo fondamentale, importantissimo, che il suono gioca nella fruizione dei luoghi e dei paesaggi, così come in tutte le attività umane. Vorrei ricordare che quest'anno, mi piace ricordare che quest'anno è l'Anno Internazionale del Suono, che è un'iniziativa globale che si riferisce alla Charter of Sound dell'UNESCO. Questa iniziativa ha lo scopo di evidenziare l'importanza del suono in tutti gli aspetti della vita e dell'ambiente naturale, nonché la necessità del controllo del rumore e la valutazione del rischio sia nell'ambiente urbanizzato che in quello dei luoghi di lavoro, di formazione, di accoglienza e di cura, pensiamo agli ospedali
incoraggiando anche la comprensione degli sviluppi scientifici e l'applicazione tecnologica riguardante sia gli aspetti fisici, quindi acustici studiati dalla fisica, ma anche quelli del suono, ma anche quelli della percezione del suono, che hanno un impatto, che ha un impatto straordinario sulla nostra vita. L'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale celebrerà questo importante evento con due iniziative appoggiate e anche sollecitate dalla nostra direttrice Costanza Emiliani, una delle quali è proprio dedicata al Sonic Heritage, che è il tema del progetto di ricerca, come dicevo, nel quale sono impegnata, si svolgerà a marzo e mi vedrà coinvolta assieme ad Eva Pietroni, che è in linea e quindi che saluto. La prima, dicevo che vorrei fare questa, facendo questa, questa, prima, questa premessa sull'importanza del ruolo del suono nella nostra vita, la prima considerazione che vorrei fare è che il soundscape, che è un termine introdotto da Murray Schafer nel suo libro The Tuning of the World del 1977, che ha generato una grande quantità di progetti sul paesaggio sonoro in tutto il mondo negli anni successivi e che si è concentrato sia sugli aspetti del suono naturale e sia sui suoni prodotti dall'uomo come fattori che interagiscono sullo stesso ambiente come componenti fondamentali dell'identità dei luoghi, ma anche delle persone, delle comunità. Inoltre, il suono è una parte essenziale della comunicazione tra gli esseri umani, sotto forma di parlato e di ascolto, avvertimento, segnale, musica e suoni creativi. Mi piace ricordare che una definizione di musica, che è secondo me particolarmente importante per dare la definizione di musica come suono umanamente organizzato. Quindi, prima di tutto c'è il suono, poi abbiamo la musica, perché è l'uomo poi che seleziona, manipola e organizza la sonorità. Studiare quindi il suono e i suoni dal punto di vista storico, naturalistico e sociale contribuisce anche a salvaguardarli, a valorizzarli, considerato anche che il suono contribuisce all'ecosistema nel quale siamo immersi. Mentre tutti i suoni indesiderati e disturbanti, percepiti dalle varie culture, perché questo è anche abbastanza soggettivo, percepiti come rumore, naturalmente devono essere, diciamo, tra virgolette, addomesticati, controllati, per garantire ambienti di vita, di qualità della vita e anche di benessere, oltre che di lavoro di qualità. Basta così rivolgere un po' lo sguardo ai luoghi di lavoro quando sono troppo affollati, vediamo che c'è anche un calo di produttività. In questo periodo se ne sta occupando anche l'Associazione per l'acustica di acustica italiana, con una serie di webinar molto interessanti, proprio stanno mettendo in luce quanto sia importante avere un ambiente che ci circonda, dove le emissioni acustiche ci consentano di esprimere le nostre facoltà intellettive e anche nei luoghi di lavoro questo ha delle ricadute proprio tangibili con dati alla mano sulla qualità del lavoro delle persone. Quindi, se le applicazioni dell'acustica sono molteplici e riguardano quasi tutti gli aspetti della società moderna, i cui ambiti di applicazione comprendono numerose discipline che vedete nella slide elencate a sinistra, in campo archeologico, in anni abbastanza recenti, ci si è posti importanti questioni che riguardano la ricerca sulla biofonia, sulla geofonia e sull'antropofonia del passato in un campo che è stato definito Auditory Archaeology da Steve Mills in un suo volume del 2014. Però, insieme a questo termine, si sono sviluppati anche studi molto simili, molto vicini all'Auditory Archaeology, che sono l'Archaeology of Sound, la Sound Archaeology, l'Archaeoacoustics, che mette insieme lo studio del suono con aspetti proprio di digitalizzazione, di auralizzazione del suono, e appunto l'Auditory Archaeology.
Da un lato, la ricerca sulla comprensione e l'ascolto dei suoni del passato può rivelarsi utilissima per interpretare e valutare l'impatto che hanno avuto sull'ambiente i cambiamenti climatici e l'azione dell'uomo. Dall'altro, ci aiutano a riscoprire il mondo sonoro nel quale vivevano, le civiltà che ci hanno preceduti. Il nostro impegno oggi ha una sede di discussione nella rivista internazionale Telestes, che ho l'onore di presiedere, e che è una sede editoriale per gli studiosi che si occupano di questi temi. Riguardo alla seconda considerazione che mi premeva fare oggi, riguarda un altro aspetto sul quale sono concentrata per il mio lavoro. Vi inviterei ad immaginare di compiere una passeggiata in una città del passato. Io ho in mente la polis greca di Selinunte, perché è quella che ho studiato negli ultimi anni, a cui mi sono dedicata particolarmente, che è una città che si può considerare un vero e proprio caso studio, uno scrigno per la ricchezza di materiali e di quesiti che pone dal punto di vista sonoro e musicale. E se potessimo visitarla come Soundwalker, alla scoperta del suo soundscape storico, ci renderemmo immediatamente conto che, oltre alla monumentalità per cui è famosa Selinunte, di templi, di strade che impattano sulla nostra vista, nei luoghi di vita quotidiani e negli spazi anche funerari, avremmo ascoltato una grande varietà sonora e avremmo potuto compiere un'esperienza sensoriale che avrebbe coinvolto totalmente il nostro apparato percettivo e uditivo. Ecco, benissimo, dovrei adesso aver tolto le slide, spero. Infatti avremmo ascoltato una grande varietà di suoni, intesi come insieme di musica, di sonorità, sia dell'ambiente naturale, sia prodotti dagli uomini e dalle donne che abitavano, dai ragazzi che abitavano l'antica città. Di questa ricchezza sonora, ovviamente è una ricchezza sonora perduta, però abbiamo le testimonianze materiali che ci restituiscono i materiali, gli oggetti, gli strumenti proprio per produrla. E in primo luogo vorrei fare riferimento all'importante rinvenimento nel 2012 del professor Clemente Marconi di un aulos in osso trovato sotto il Tempio Erre, che ho avuto che mi è stato affidato, di cui mi è stato affidato lo studio organologico. Questo studio sull'aulosse di Selinunte, tra l'altro, poi mi ha dato materiale per poter svolgere il progetto di ricerca al CNR, anche grazie alla collaborazione di Danilo Pavone. Ma avremmo trovato, oltre a strumenti musicali, appunto l'aulosse, ma anche campanellini, ci sono tutta una serie di altri oggetti archeologici, anche oggetti sonori e utensili usati per il lavoro, per esempio, per la tessitura e per il gioco. Sono tutte testimonianze oggetto di studio dell'archeologia musicale. Ecco, stimolare quindi l'indagine sul patrimonio sonoro, il Sonic Heritage, come patrimonio culturale da conoscere, da preservare e comunicare anche attraverso gli strumenti e le applicazioni dell'interazione con il mondo culturale, è oggetto del mio lavoro di ricerca. Il mio metodo di lavoro comporta contestualizzare, conoscere, valorizzare questo importante aspetto della vita del passato, contribuendo alla riscoperta del suono come strumento di conoscenza attraverso l'intreccio di relazioni che lo lega ai luoghi, allo spazio, alle persone e all'ambiente. La Notte Europea dei Ricercatori è sicuramente un'occasione per noi ricercatori di presentare le nostre ricerche. Io sono un ricercatore dell'Istituto di Scienza del Patrimonio Culturale della sede di Catania. Il mio campo di ricerca principale è l'archeologia medievale. Archeologia medievale che ho affrontato nel corso della mia carriera, occupandomi principalmente di Italia meridionale e Sicilia, e in particolare mi sono occupato della cultura materiale e dell'archeologia dei paesaggi appunto siciliani nel corso del loro sviluppo tra l'età romana e l'età basso medievale. Questo mi ha dato l'occasione di studiare numerosi contesti. In particolare quelli di Siracusa, che sono stati appunto recentemente anche pubblicati, che mi hanno permesso di conoscere in modo approfondito
la cultura materiale, in particolare le ceramiche, che sono degli indicatori fondamentali per un archeologo per poi datare, per poi conoscere lo sviluppo delle comunità del passato. Parallelamente a ciò mi sono occupato, un altro mio campo di ricerca è quello dell'archeologia dei paesaggi rurali e urbani, in questo campo ho approfondito lo studio di alcuni contesti territoriali, in particolare quelli appunto di Siracusa, che come sappiamo sono affetti da gravi problemi legati appunto a fenomeni di industrializzazione, di intervento antropico molto forte, che appunto necessitano di essere conosciuti appunto per poter ricostruire lo sviluppo di questi territori ormai in parte distrutti. Perché l'archeologia dei paesaggi è una delle discipline che ci permettono di conoscere in modo approfondito quello che è stata l'evoluzione del paesaggio rurale nel corso del tempo. E solitamente noi abbiamo la percezione di un ambiente che è rimasto nel corso del tempo quasi fossilizzato, quasi appunto come se fosse una costante, diciamo, nella nostra mente. In realtà, nel corso del tempo, il paesaggio ha subito delle profondissime trasformazioni, e la percezione che solitamente noi abbiamo è appunto, ad esempio, che in età romana abbiamo un paesaggio fondamentalmente agrario, in cui appunto queste comunità romane coltivavano, producevano tantissimo grano che distribuivano nel Mediterraneo, eccetera, eccetera. Abbiamo parallelamente l'immagine di un'età medievale, dopo una profonda crisi, appunto, in cui allo spazio agrario si inseriscono appunto spazi più verdi, appunto con boschi, eccetera, eccetera. Effetto appunto di una crisi socio-economica che ha attraversato l'Europa e il Mediterraneo. E questo in parte si trasmette anche all'architettura, l'immagine che abbiamo appunto di un'età romana caratterizzata da un'architettura in pietra e un'età medievale caratterizzata da un'architettura in legno. Ma effettivamente è così o questi sono solamente dei cliché? In realtà in parte è vero, in parte no. Queste caratterizzazioni che solitamente abbiamo diciamo assimilato nel corso della nostra educazione sono solo vere in parte, o meglio sono vere a seconda delle regioni in cui diciamo si sono verificati questi fenomeni. E appunto, occupandomi di Sicilia, la domanda che ci siamo posti è stata appunto quella di capire il paesaggio siciliano in età alto medievale, in particolare come era caratterizzato. Diciamo mi fa piacere proiettare questa immagine perché proprio l'archeologia medievale, tramite uno dei suoi delle sue figure più importanti, Riccardo Frankovic, ha dato proprio su questi aspetti un indirizzo importante proprio per gli studi territoriali legati all'ambiente e al territorio. E appunto vi dicevo, in Sicilia abbiamo la fortuna di avere un piccolo lago proprio al centro della nostra regione, e come sappiamo i laghi riescono ad assumere i pollini che diciamo sono presenti nell'aria, e attraverso appunto l'analisi di questi pollini studiati all'interno di serie polliniche ci danno informazioni su che tipo di vegetazione era presente nel passato in una determinata area. Ed effettivamente quello che viene fuori è che effettivamente in Sicilia, in età alto medievale, che noi immagineremmo come un periodo
appunto di crisi in cui allo spazio agrario diciamo si inserisce uno spazio boschivo, chiamiamolo così, in realtà non è effettivamente così. Effettivamente se noi guardiamo queste serie polliniche ci accorgiamo che appunto il lago di Pergusa ci fa capire che diciamo l'area boschiva in età alto medievale diminuiscono e invece proprio la produzione di cereali aumenta. Questo per quale motivo? Perché la Sicilia proprio tra il tardo antico e l'alto medioevo diventa una delle regioni più importanti in cui viene prodotto grano, e viene prodotto grano per essere distribuito nel Mediterraneo e rifornire le principali città appunto del Mediterraneo, in particolare Roma nel V e nel VI secolo e poi successivamente anche le altre città successivamente diciamo le città dell'impero bizantino come appunto Costantinopoli e molte regioni del Mediterraneo orientale. Questo perché? Perché appunto la Sicilia è centrale in età alto medievale, ha la possibilità di produrre grano in grandi quantità e pertanto dobbiamo immaginare una Sicilia in età alto medievale proprio ricca di spazi agrari con una produzione di grano probabilmente molto, molto ampia, è una delle città che esportava principalmente questo grano e quindi immaginando questi ampi spazi agrari coltivati era proprio Siracusa. Siracusa che rimane appunto una delle città più importanti del Mediterraneo in età alto medievale e che diciamo era inserita in una rotta commerciale molto importante che collegava addirittura, questo è il percorso che ha fatto un pellegrino Willibald per andare nell'VIII secolo dall'Inghilterra a Gerusalemme, un periodo diciamo, molto burrascoso perché il Mediterraneo è diviso appunto tra mondo bizantino e mondo islamico che sono in fortissima contrapposizione. Però questo pellegrino appunto sfruttando le navi commerciali che trasportavano grano e quindi queste derrate alimentari tra la Sicilia e il Mediterraneo orientale ha sfruttato appunto questi percorsi per spostarsi. E questi percorsi ovviamente sono gli stessi percorsi del grano probabilmente che venivano trasportati appunto dalla Sicilia verso le principali città bizantine del Mediterraneo orientale. Ma in età alto medievale la Sicilia non produceva probabilmente solo grano, ma anche vino. È una delle scoperte più importanti che abbiamo fatto in collaborazione con la Soprintendenza di Siracusa, il dottor Guzzardi, che ha curato gli scavi, molti scavi urbani di Siracusa. Abbiamo individuato dei set di anfore di produzione siciliana che probabilmente erano dedite al trasporto di vino. È una novità assoluta, sono delle anfore di nono secolo, quindi dell'ultimo periodo bizantino e in un periodo tra l'altro in cui la Sicilia era in atto una progressiva conquista da parte delle truppe islamiche. Quindi dobbiamo pensare che ancora nel nono secolo la Sicilia era una delle principali regioni in cui veniva prodotto del vino. Grazie. Io sono Claudia Caliri, sono ricercatore dell'SPC e lavoro a Catania. E, quello di cui mi occupo nell'ambito della mia attività di ricerca è lo sviluppo di avanzate tecniche basate sull'impiego dei raggi X, e perché pertanto prendono il nome di tecniche di spettroscopia raggi X, e di strumentazione d'avanguardia portatile, in maniera tale che si possano operare in situ
delle analisi appunto scientifiche di materiali antichi e delle opere d'arte. Inoltre l'attività di ricerca che svolgo all'interno del gruppo di ricerca dell'X-Ray Lab e dell'SPC coordinato dal dottor Paolo Romano va anche a collocarsi nello sviluppo dell'unica infrastruttura europea per l'Heritage Science, che è ERIS-HS, che ha la finalità di incentivare e di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale. Se mi chiedete di affrontare o di descrivervi la mia attività di ricerca dal punto di vista della relazione che questa ha con l'ambiente, la prima cosa a cui ho pensato è la caratterizzazione chimica delle materie prime che l'uomo ha impiegato e impiega per decorare quindi i manufatti antichi e le opere d'arte. Ho pertanto pensato di inserire questa immagine che raffigura quelle che sono le pitture rupestri delle cave di Lesbos nella regione della Dordogne in Francia, che sono il primo esempio di arte figurativa presente appunto sulla terra e che però vi invito ad osservare non da un punto di vista figurativo, quindi per le scene che raffigura, le scene appunto di caccia, di quello che l'uomo appunto osservava intorno a lui, ma da un punto di vista di pigmenti e quindi della chimica e dei materiali, della chimica dei materiali con cui l'uomo è riuscito a raffigurare queste scene e di quali pigmenti, di quali materiali si serviva appunto l'uomo preistorico, chiaramente degli elementi, dei materiali che lui riusciva a reperire nell'ambiente appunto circostante, di cui aveva una profonda conoscenza, e questa conoscenza andò via via nel tempo ad evolversi fino a raggiungere l'ottenimento di una paletta di colori sempre più ampia e sempre più ricca. E qui, come vedete, queste cave sono dipinte impiegando degli ossidi di manganese, degli ossidi e degli idrossidi di ferro, quindi delle ocre rosse e delle ocre gialle, e dei pigmenti bianchi che sono dei fosfati di calcio. E qui ho voluto mostrare proprio in questa relazione che esiste tra i materiali e l'ambiente, proprio una cava di ocra rossa. Inoltre, l'uomo si serviva quindi di materiali di natura inorganica che attingeva dal mondo quindi dei minerali, il mondo minerario, ma allo stesso tempo aveva una eccellente conoscenza sia del mondo animale che del mondo vegetale, e questo gli consentiva di ottenere le materie prime, quindi i pigmenti di natura invece organica. Io mi concentro nell'ambito della mia ricerca sulla caratterizzazione dei pigmenti inorganici, proprio perché le tecniche che sviluppo, sono tecniche a raggi X sensibile ai pigmenti appunto di natura inorganica, e quindi alla relazione che l'uomo ha con l'ambiente dei minerali. E vedete, questa è la paletta che l'uomo utilizzava nella preistoria e che chiaramente nel corso del tempo si è evoluta. E questi sono i pigmenti di natura inorganica e naturali che invece sono disponibili oggi appunto tra la paletta dei colori per la realizzazione delle opere d'arte e delle decorazioni. Ma in che modo il mio lavoro entra nella caratterizzazione di tali pigmenti e nella caratterizzazione e nella conoscenza dal punto di vista chimico di tali pigmenti? Conoscenza che è importante soprattutto quando questi colori hanno una tonalità cromatica molto vicina. I raggi X ci vengono in aiuto in questo senso, e in particolar modo il processo fisico della fluorescenza raggi X, con cui è possibile investigare la composizione chimica di un materiale in maniera assolutamente non distruttiva, illuminando il materiale con un fascio primario di raggi X che produce nelle specie atomiche di cui si compone il materiale, un'eccitazione elettronica. Sulla base di un secondo fenomeno, che è la disecitazione elettronica, viene emesso un secondo fascio di raggi X che
che viene definito appunto di fluorescenza, ma io mi soffermo più sulla parola caratteristici, quindi raggi X caratteristici, proprio perché identificano e ci permettono di identificare, quando opportunamente rivelati, la natura chimica degli elementi chimici che compongono il materiale in studio. E pertanto, ecco qui, è possibile identificare, diciamo, e discriminare l'origine dei materiali. Chiaramente nel corso del tempo questo principio fisico è stato sviluppato su tecniche e tecnologie sempre più avanzate e tecnologicamente sempre più performanti. E proprio qui ho mostrato questo video di quello che è stato realizzato, quindi di un sistema a scansione che opera l'imaging di X, che è stato realizzato all'interno del nostro laboratorio X-Ray Lab, e che permette di ottenere una mappatura completa di tutti gli elementi chimici che compongono le opere di studio, effettuando proprio un vero e proprio imaging a RadX. Qui ci troviamo al Museo Egizio di Torino qualche settimana fa, dove stiamo analizzando queste cassette di legno dipinte. Ed è proprio lo studio operato su cassette simili, ma di epoca precedente, e in particolar modo quelle provenienti dalla tomba di Khae Merit, che è datata nel periodo del 1400 a.C., delle quali vi mostrerò dei risultati che hanno una forte connessione per i materiali che abbiamo, diciamo, ritrovato, grazie alle tecniche RadX, una forte connessione con l'ambiente in cui l'uomo viveva a quel tempo. Queste sono delle foto storiche che ritraggono i momenti in cui, partendo da destra verso sinistra, appunto c'è il momento del ritrovamento della tomba di Khae Merit, due illustri personaggi a quel tempo. Khae era un architetto e lei era appunto sua moglie, architetto del faraone. E la foto centrale è appunto il momento del ritrovamento degli oggetti, e inoltre in alto c'è il villaggio dove gli artigiani che decoravano gli oggetti che sono stati ritrovati all'interno della tomba vivevano, e un'altra foto appunto della tomba con tutti gli oggetti, con tutto il corredo funebre di cui appunto si compone. E questi sono gli oggetti su cui la nostra ricerca, si è concentrata applicando le nostre tecniche di imaging RadX. Qui al centro appunto i due defunti della tomba. Vi mostro solo questa immagine, che è un'immagine ottenuta dalla scansione RadX, che riassume tutti quelli che sono i materiali impiegati per dipingere queste cassette, e in particolar modo l'uomo di quel tempo, gli artigiani di quel tempo hanno utilizzato pigmenti a base di arsenico, come vedete che io ho dipinto di rosso, pigmenti a base di rame, che sappiamo essere chiaramente quello egiziano, pigmenti a base di ferro, quindi ocre, rosse e gialle, e pigmenti bianchi a base di calcio. Ma un risultato ci ha lasciato sorpresi, ed è quello dell'uso di un nero a base di manganese, quindi un nero metallico, che abbiamo scoperto appartenere alla paletta dei colori attraverso, quindi grazie all'applicazione di queste tecniche di imaging RadX, che ci consentono quindi di caratterizzare l'intero supporto pittorico. Perché ci ha lasciato sorpresi? Perché in letteratura è riportato che l'uso più comune dei pigmenti neri fosse quello basato sull'impiego di neri organici, quindi ottenuti come il nero carbone, ottenuti dalla combustione di oli. Vedete qui appunto il nero di manganese applicato per dipingere i toni neri. Questo risultato ha meritato particolarmente il nostro interesse, per cui abbiamo applicato tecniche che ci consentono di ottenere delle informazioni di tipo molecolari, sempre tecniche RadX, che appunto vanno sotto il nome di tecniche di diffrazione RadX. Le tecniche ci hanno consentito di determinare la natura
mineralogica del pigmento, che in questo caso si tratta appunto di pirosulite e di manganite, e di andare a studiare quali potevano essere le possibili cave da cui l'uomo aveva estratto questo pigmento nero. Gli studiosi ne hanno individuate tre, e solo due contengono la compresenza di entrambi i minerali. E quella più accreditata è l'ipotesi che si trattasse della cava di Baria, che è la cava più vicina al villaggio di Deir Medina, dove vivevano gli artigiani. Sono un tecnico dell'Istituto delle Scienze del Patrimonio Culturale del CNR della sede di Catania. Sono quindi un fotografo esperto in tecnologie multimediali per l'elaborazione di prodotti digitali al servizio della ricerca, valorizzazione e comunicazione scientifica applicata ai beni culturali. Le mie competenze riguardano le principali tecniche di documentazione grafica e fotografica, la digitalizzazione di ambienti e oggetti attraverso l'utilizzo di tecnologie interconnesse tra loro, per l'elaborazione di prodotti interattivi e strumenti di studio, valorizzazione e condivisione dei dati scientifici. La prima cosa che mi viene in mente se parlo di ambiente è l'ambiente in cui vivo, in cui lavoro, che è l'ambiente degli SPC, dei laboratori, l'ambiente delle sale dove ci sono i nostri ricercatori. E questo è l'ambiente che vivo e nella quale nascono tutti questi prodotti, dalla prefazione che ho fatto su qual è diciamo, il mio ambito di lavoro. L'ambiente quindi è il dialogo che ho con i ricercatori, che loro hanno le loro idee, hanno delle richieste e io come tecnico devo dare risposte e supporto a quello che è le loro esigenze. E quindi si sviluppano delle tecniche che vanno in sintonia con quelle che sono le loro richieste. Dall'unione della tecnica e delle loro richieste e nasce l'espressione. E cosa intendo per espressione? Nascono quei prodotti che sono adeguati per riuscire a rispondere a quello che è il messaggio che si vuole comunicare. Nel caso del ricercatore, quindi si parla di beni culturali nel nostro ambito, noi dobbiamo comunicare con un intento chiaro di valorizzare e di condividere i nostri dati scientifici. Questo passaggio quindi della tecnica che si va affinando fino a riuscire a ottenere dei risultati che sono i risultati voluti da quello che è l'espressione, quello che è il prodotto che vogliamo mostrare, c'è un passaggio tecnologico che avviene dalla macchina fotografica verso queste nuove macchine fotografiche che sono completamente diverse. Non hanno più la forma di una reflex normale, ma sono delle macchine che hanno sei obiettivi e che hanno due obiettivi e quindi hanno la capacità di catturare tutto quello che è lo spazio intorno. E grazie a questi strumenti è che noi riusciamo a comunicare quello che è quelle che sono le basi del lavoro del ricercatore, quindi trasmettere la conoscenza. Questo caso che vi presento dell'anfiteatro di Catania, dove la funzione comunque del tour virtuale, che è quella di mostrare gli ambienti interni dell'anfiteatro, trova una sua risposta rendendo accessibili virtualmente attraverso il desktop, il tablet, il proprio smartphone, quei luoghi che non è possibile, a quali non è possibile accedere. Chiaramente questi tour virtuali sono corredati comunque di informazioni di approfondimento, c'è la libertà di spostamento da uno spazio, da un ambiente all'altro, quindi la possibilità di vedere sotto tutte le prospettive il monumento, quindi anche da un punto di vista scientifico dal suo grande supporto. E in maniera tale che e poi anche risponde a quella che è la condivisibilità diciamo, di quello che è l'argomento della ricerca attraverso i nostri tradizionali sistemi di comunicazione dei social. Un altro caso che vi presento l'esempio delle Terme Achilliane. Quindi i tour virtuali sono in sostanza dei contenitori dove possiamo mettere comunque varie tipologie comunque di multimediali, quindi dalle fotografie agli effetti sonori, alle animazioni. E in questo caso, nel caso di studio delle Terme Achilliane, abbiamo applicato anche dell'infografica con, per esempio, quindi la vista della sala a colonne delle Terme Achilliane e l'ipotesi di costruttiva, dove l'utente può sovrapporre e vedere diciamo, diciamo, l'ipotesi ricostruttiva del monumento in un'epoca anteriore. Vi faccio vedere comunque in Virtual Tour come funziona. Quindi qui siamo all'interno delle Terme Achilliane. E qui sono state inserite delle animazioni che
che diciamo rendono anche originale, diciamo, questo tipo di virtual tour, l'inserimento di una mappa tridimensionale che permetta all'utente di spostarsi da un luogo all'altro, sempre dei punti di interesse, e poi qui mostro il caso dell'infografica, quindi la sovrapposizione tra quello che è l'ipotesi ricostruttiva del monumento e quella che è del reale. Chiaramente tutto basato su delle ricerche scientifiche. In questo caso il tour virtuale include anche quello di un video documentario che abbiamo realizzato per le Terme Achilliane e che quindi aumenta quello che è l'impatto di conoscenza attraverso vari sistemi comunque di comunicazione, sempre all'interno del nostro tour virtuale. Un altro esempio che volevo mostrare, quindi siamo passati comunque da ambienti esterni ad ambienti interni, il valore del tour virtuale in questo caso è stato applicato nel grande plastico di Pompei, non più con delle immagini sferiche 360 gradi, ma utilizzando delle immagini piane. Quindi ci dotiamo della possibilità di avere immagini in altissima risoluzione per poter andare a zoomare e a vedere i dettagli di questo grande plastico. Il grande plastico è presente al Museo Nazionale di Archeologia di Napoli ed è un esempio meraviglioso di ricostruzione fatta in sughero presente appunto al museo. La realizzazione del grande plastico, io ringrazio il collega Giovanni Fagalà e Samuele Barone, vi faccio vedere un'immagine di questa, la dimensione di questo plastico, questo qua è Giovanni, qui è sempre Giovanni, quindi è un plastico enorme, forse circa una decina di metri per 10 per 7 metri, quindi abbiamo posizionato una macchina fotografica, c'era questa impalcatura e attraverso lo scatto remoto fotografavamo e poi abbiamo realizzato il modello 3D sulla quale si sviluppa tutto quello che è il tour virtuale. Solo per darvi una statistica, sono stati fatti circa 1500 scatti fotografici per ottenere la copertura complessiva dell'area del grande plastico, fino a ottenere quello che era un modello tridimensionale. Da questo asset noi riusciamo a creare poi degli altri tipi di contenuti. Il tour virtuale, che apre comunque con un'immagine piana del grande plastico, quindi una foto rettificata, un'ortofoto, è sovrapponibile a quella che è la topografia della città. E altro elemento importante e innovativo nell'ambito dei tour virtuali è il fatto che io cambio, è possibile l'utente cambia l'interfaccia, la tipologia delle informazioni mano a mano che l'utente si avvicina al soggetto. In questo caso passiamo dalle Reggio alle insule, dalle Reggio, quindi che si seleziona la Reggio, si mostrano i dati relativamente alle informazioni delle Reggio, avvicinando noi possiamo vedere delle insule, quindi man mano che si zoom, la tipologia del contenuto cambia e può fino ad arrivare anche alla fruizione di modelli 3D, di oggetti tridimensionali più dettagliati, quindi non del modello unico globale, ma soltanto di parti specifiche del grande plastico. Via Crociferi, non posso fare a meno di mostrarlo perché è sempre una sfida, diciamo, nell'ambito dei tour virtuali, perché in questo virtual tour quello che abbiamo fatto in sostanza è mixare la visione sferica con la visione piana attraverso l'utilizzo dei gigapixel, quindi io posso passo da una bolla 360 che mi mostra la via Crociferi e poi posso fare un, diciamo, punto di interesse la chiesa di San Bartolomeo e zoomare fino al dettaglio e vedere i minimi dettagli. Rendere interessante il percorso all'utente, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è comunicare i nostri beni culturali nel modo sempre diverso e più completo. Grazie.